Giorgio ci parlerà del rapporto fra arte e teosofia e il ruolo della società teosofica. Giorgio è un artista e libero pensatore, parlerà di Fibonacci, la sezione aurea e l'armonia nell'arte. Giorgio Picaia, pittore e scultore, è nato nel 1955 a Ginevra, in Svizzera, e vive e lavora in Piemonte ad Agrate Conturbia. È figlio d'arte, fin da piccolo ha frequentato gli ambienti artistici ginevrini e prima e milanesi poi. L'incontro con John Cage nello storico concerto del 77 al Teatro Lirico di Milano e nel 1978 con Jerzy Grotowski a Wroclaw nel Teatro Laboratorio hanno segnato la sua arte. Lo spoglio del non essenziale, imparato dai due maestri, caratterizzano ancora adesso l'arte di Piccaia. Nei primi anni 80 ha frequentato Corrado Levi ad Architettura a Milano, incontro fondamentale che gli ha permesso, dopo il lavoro sul corpo, con performance e happening, di giungere alla pittura e alle arti visive. Nel 2018, con l'amico Gregory Sinaitre, giusto? Sinaitre, monaco greco ortodosso, conosciuto in un viaggio a Santa Caterina del Sinai, parla d'arte e riscopre Leonardo Pisano, detto Fibonacci, matematico dell'Alto Medioevo. Frequenta la Società Teosofica Svizzera dal 2018. Il progetto dell'artista Giorgio Picaia è legato ai numeri, sequenze di Fibonacci, che rispecchiano la totalità del tutto nel tutto, l'infinito postumano senza tempo e senza fine. Nel 2022, per i festeggiamenti degli 850 anni dalla nascita del matematico Leonardo Pisano, è stato invitato dal comune di Pisa a installare una grande mostra diffusa. Palazzo Gambacorti, sede del municipio, Artingenio, Museum, Officine Garibaldi e l'Archivio di Stato hanno ospitato dal 23 novembre al 13 gennaio tre mostre e 21 dei suoi famosi rotoli sono stati esposti sulle facciate e mura storiche di Pisa. Attualmente il progetto Picaia Fibonacci continua in quattro scuole di Pisa e a Palazzo Gambacorti. In tutte le sue installazioni e opere la sequenza di Fibonacci è presente. Archivio di Stato di Pisa, una parte della mostra di Giorgio Picaia dedicata alla serie Fibonacci. Semplicemente, senza nessuna spiegazione, è il titolo di quest'opera. Sono dei miasotis, dei piccoli fiori. Questi piccoli fiori, non ti scordar di me, che la leggenda narra che quando Dio diede nome ai fiori si dimenticò di lui e il fiore disse: Dio, non ti scordar di me, dammi un nome. E Dio, nella sua immensa semplicità, disse: Non ti scordar di me. Ed è in mezzo, tra questi numeri della sequenza di Fibonacci che rappresentano un po' l'albero della vita, quindi unito i numeri a differenza del pensiero comune non sono legati alla natura, sono moltissimo legati alla natura. Tutto è numero, come diceva il famoso Pitagora, la scuola pitagorica, e il numero è in tutto. Il numero, la grande scoperta di Fibonacci, Leonardo Pisano nel 1200, è quella di aver creato questa sequenza che riporta alla sessione aurea, che riporta alla natura. Quindi nella mia rappresentazione, questo qui è un quadro ad olio del 2022, i numeri è come se fossero sbattuti lì, ma in realtà non sono messi lì a caso, ma sono messi lì secondo un criterio, secondo il criterio della proporzione divina.
legato allo zeppero, che è stata la grande introduzione della sequenza indiana, perché prima i numeri romani contenevano lo zero, e con lo zero hanno cominciato a semplificare anche i conteggi, i mercanti, a farli più veloci. Quindi questi simboli indiani, che partono dallo 0, 9, 8, eccetera, eccetera, fino all'1, hanno permesso di agevolare i mercanti della Repubblica Pisana di fare i conteggi molto più velocemente e con meno errori. E qui l'ho usato in maniera come se fossero dei satelliti, delle cose un po' astrali, e sono messe in maniera molto simmetrica, tranne uno che è fuori fase, che è questo qui, che però l'occhio lo vede, lo percepisce in ritardo, ed è un gioco visivo in pratica. Quest'opera ho messo un titolo che è Fibonacci con tre nero. Io di solito i titoli non li mantengo mai, li cambio sempre. Qui tre nero perché ho fatto un tre rovesciato e tre è il tre della divinità e tre esoterico in pratica. E qui i numeri sono creati, anche questi che ruotano a 5 alla volta, come sono i 5 petali del mio zotis, questo piccolo sono fiore. E ho usato l'arancione e il giallo per ricordare che questi numeri arrivano dall'India. Anche qui ho usato lo zefiro, è una tela acrilico su tela del 2019, e ho usato e ho messo lo zefiro, lo zero, l'ho fatto come se fossero delle palle, e l'ho messo in maniera tale che mi rappresentano i primi quattro numeri della sequenza di Fibonacci. Quindi 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, eccetera. Con un fondo legato alla natura. Questi sono come se fossero delle foglie di papiro in questo cielo che viene o bucato dallo zefiro o lo zefiro che esce dal cielo. Quindi ci può essere un discorso esoterico o un discorso exoterico. Ho creato la spirale. La spirale che è determinata da un discorso geometrico facendo sì che partendo dall'1, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, arriva al 13, sono 34 fiori, 34 fiori, 34 è il numero di Fibonacci, e su ogni gambo di fiore creato con questo plexiglass ho messo una formella, e la formella rappresenta sempre il mio zotis con la serie di Fibonacci che riempie i petali. E all'interno c'è questo cubo che è la pietra lavorata, dentro una pietra grezza creata dal filo di ferro, e all'interno c'è un rosario, che ho chiamato rosario di Fibonacci, fatto con annodato con la sequenza di Fibonacci, quindi 1, 1, 1 spazio, 1 spazio, 2 spazio, eccetera, eccetera, nodi, con 4 stoffe che indicano i 4 elementi naturali, e sopra c'è questi 3 cerchi che sono l'essenza in pratica, e intorno c'è sempre questo discorso armonico della natura rappresentata dai miosotis, da questi bellissimi fiori. All'interno di quel rosario c'è un melograno che rappresenta l'universo. Sul tema dell'armonia, l'elemento quantitativo numerico e l'elemento qualitativo si intrecciano. Tra l'altro i numeri nel mondo greco, nel mondo antico, erano fisici, erano entità fisiche e non astratte, puramente concettuali. Il melograno all'interno è un simbolo del Mediterraneo per eccellenza, uno dei frutti sacri che troviamo nel mondo ebraico come un insieme di proibizioni e di obblighi legato al numero dei chicchi. Nel mondo musulmano si dice che i 99 chicchi fossero gli attributi di Allah, e nel mondo cristiano invece lo si ritrova come frutto legato alla mistica. L'idea è stata quella di mettere insieme documentazione storica, per lo più pergaminacea, relativa o a Leonardo Bigollo, cioè come Fibonacci viene identificato nello specifico nella documentazione che l'ha riguardato come uomo in vita,
Insieme a altro tipo di documentazione che ha a che fare con il periodo relativo a Fibonacci, nello specifico relativa a quegli intensissimi rapporti che la Pisa come Repubblica Marinara ebbe con l'Oriente e con il Nord Africa, di cui appunto mettiamo in mostra alcune tracce come le importantissime pergamene del XII secolo che attestano proprio di questi intensi rapporti commerciali. Il gioco quindi stava proprio nel mettere insieme un Fibonacci uomo nel suo periodo storico di riferimento principale e il Fibonacci immaginato, il Fibonacci della sequenza di Fibonacci, quindi un personaggio che in qualche modo esplode in una caleidoscopia di significati che va al di là del personaggio storico stesso. La mia esperienza con questo matematico del 1200 nasce da Santa Caterina sul Sinai, questo monastero, uno dei più vecchi monasteri esistenti, monastero gestito da 30 monaci greco-ortodossi. E sono stato amico di uno dei monaci che regolarmente ci parliamo tramite WhatsApp e ci scambiamo delle letture, e lui una volta mi ha detto: ma hai letto questo libro su Fibonacci? E da lì mi è scattata la molla. Fibonacci era un personaggio che seguiva suo padre, viveva nella Repubblica Marinara di Pisa, seguiva suo papà, e in questa città algerina del nord dell'Algeria conobbe dei mercanti arabi che li introdussero alla matematica, all'algebra indiana, e scoprì questi numeri, questi grafici, questi segni, i segni che usiamo noi attualmente, che sono i numeri che usiamo. E la grande scoperta fu l'introduzione del numero zero, dello zeffiro. E io non volevo rappresentare i numeri di Fibonacci in maniera legati alla regola aurea, in maniera come facevano gli antichi pittori del Rinascimento. A me interessava dare una botta, nel senso che dare un contributo più forte, e il contributo più forte è stato quello di scrivere i numeri e metterli in fila. La sequenza di Fibonacci ha questa particolarità, che prima di tutto è infinita, ed è infinita come la natura è infinita ed è bellissima nella sua infinità, e il rapporto tra due numeri della sequenza di Fibonacci, che è la somma dei due numeri precedenti, tende a un certo punto a dare 1,618 eccetera, che è questo numero irrazionale che è chiamato anche proporzione divina, regola aurea. Quindi io, scrivendo i numeri, ho indirettamente riportato l'attenzione sulla regola aurea. In questo quadro, per esempio, c'è la sequenza. Certe volte magari sbaglio anche nella somma, però quando sbaglio non correggo, perché l'essere umano non è divino, bisogna ammettere anche degli errori, quindi io ho sempre continuato. Qui ho creato questa sequenza su queste tonalità di rossi, dove all'interno ho inserito i 5 petali del Myosotis. Questo fiore, non ti scordare di me, non ti scordare di me essere umano, non ti scordare di me che io rappresento la natura, non ti scordare che la natura è in me. Quindi si intravedono questi fiori messi in maniera molto, molto sequenziale. È come se fosse la sequenza di una vita. Poi ho introdotto questi due simboli, la squadra e il compasso, che rappresentano la materia e la spiritualità, e in alcune associazioni viene utilizzato per la squadra è rigida, quindi la materia è rigida, il compasso, che si può aprire formando l'orizzonte del mare, è l'infinito in pratica. Allora, ci sono delle precisazioni che voglio fare, perché in settimana mi sono sentito con questo professore Kate Devlin della Stanford University, che è quello che ha scritto 4 libri sui numeri magici di Fibonacci, e parlando con lui abbiamo sviscerato il discorso della regola aurea.
La regola aurea è una cosa che è stata introdotta nell'Ottocento, nella metà dell'Ottocento, cioè anche il nome di chi l'ha introdotto. Quindi la regola aurea non bisogna prenderla in maniera precisa, bisogna farla scivolare. Il discorso dei numeri di Fibonacci è un discorso che risale al 600 d.C., perché già alcuni studiosi indiani usavano questa sequenza e la usavano per trovare dei ritmi nella scrittura. E io ho scritto qui delle pagine che non leggo perché poi mi confondo. Ecco. E anche il nome della sequenza di Fibonacci è un nome che viene dato da un francese, Edouard Lucas, nel 1870 circa. Quindi Fibonacci è stato un grande personaggio perché ha introdotto i numeri indiani, indo-arabici in Occidente, li ha introdotti anche per un tornaconto legato ai mercanti del 1200 che avevano necessità di fare dei conteggi in maniera più veloce senza utilizzare i numeri romani e scoprirono che questi segni grafici erano molto più veloci di fare i conteggi e contenendo lo zero riuscivano anche a creare le decine, le centinaia, le migliaia, eccetera, eccetera. E la possibilità di errore era minima. Ecco. Discorso del fascino di questa sequenza, di questa numerazione, è che in parecchie cose della natura, per esempio i fiori, hanno questi numeri. 3 per l'iris, 5 per le primule, le rose selvatiche, 8 per il delfinio, 13 per l'erba tossica, 21 per gli astri e via dicendo. 34, 55, 89 per la margherita. Quindi è anche un mistero questa cosa qui. È un mistero che, parlando con questo matematico, è venuto fuori che è che la natura cerca sempre di ottimizzare la sua sopravvivenza, la sua crescita, il suo progredire. Noi pensiamo di essere superiori, anche se noi facciamo parte della natura, gli esseri umani. Però la natura si rigenera, quindi noi magari spariremo fra un po', la nostra anima viaggerà ancora, il nostro spirito viaggerà ancora, in maniera magari diversa, insieme a una natura che si ricicla e si ricondiziona. Fibonacci ha scritto questo importante libro che si chiama Liber Abaci, da non confondere con 2B, da non confondere con l'abaco, questo strumento di calcolo, dove ha creato una serie di immagini, è un libro abbastanza grosso, ponderoso, tra l'altro l'ha scritto nel 1202, però non si conserva nessuna copia. Nella seconda edizione del 1228 ne esistono diverse copie. E in questo libro lui ha fatto diversi esempi che hanno contribuito ad aiutare i mercanti a fare i conteggi. Il nome Fibonacci, perché lui era figlio di Bonacci, si chiamava Leonardo Pisano, figlio di Bonacci, e questo nome Fibonacci fu dato solo nel 1838 da uno storico francese. Lui, Leonardo Pisano, si definiva in un documento che ho letto anche lì all'Archivio di Stato, bigollo, che non vuol dire bigolo, ma bigollo in toscano significa viaggiatore, perché gli piaceva viaggiare, conoscere nuovi ambienti, nuove cose.
La mostra, questa intervista è stata fatta all'Archivio di Stato di Pisa. Le altre due mostre non ho fatto nessun filmato perché sono un po' disordinato. Quindi i numeri di questa sequenza è data dalla somma di due numeri, dei due numeri precedenti. Quindi partendo dallo 0, 0 più 1, 1, 1 più 1, 2, 2 più 1, 3 e via dicendo. Quindi è un discorso infinito. Se uno divide due numeri, tipo l'1, 1, non dà 1,618, eccetera, non dà questo numero irrazionale. Però verso più avanti, ad esempio 144 diviso 89, tende a dare questo numero irrazionale che è cambiato anche φ. C'è stata anche una speculazione perché si riteneva che la regola aurea fosse in molti monumenti, molte architetture, nei calcoli egizi, eccetera, però con degli studi, eccetera, l'arte segue delle regole, ma non in maniera così fissa. Io non parlerò della mia arte perché non sono capace. Comunque questo problema che ha scritto Fibonacci su Libero Abaci è la regola della coppia di conigli. Se uno mette in una serra una coppia di conigli, si riproducono secondo questa numerazione, questo 1, 1, 2, 3, quindi uno dopo 300, dopo 12 mesi sa che ci sono tot numero di conigli. Ed era un esempio che lui faceva per agevolare i calcoli, in pratica. In queste slice vedete dei miei lavori. Questo qui, tra l'altro, è stato pubblicato su 7 del Corriere della Sera, dove i numeri sembrano impazzire. In realtà seguono una disposizione. Ho creato prima una struttura, una gabbia, dove poi ho inserito 5 numeri per volta, i 5 numeri che ricordano il mio Sotis. Quindi io sono un po' paranoico, quindi uso i numeri in maniera abbastanza, legando la numerazione alla natura. Questo quadro è un po' strano perché ricorda anche un po' il mare, il Mediterraneo, ricorda un po' anche il discorso della cultura orientale che hanno influenzato la cultura occidentale, quindi il passaggio della migrazione, come diceva prima la relatrice di prima. Questo invece sono i zeffiri. Ho rappresentato i zeffiri in questa struttura caleidoscopica, dove il colore rosso, giallo e arancione è predominante. Ho inserito questi zeffiri in maniera molto geometrica e molto standardizzata, tranne uno che è fuori posto, che uno non si accorge subito, però esiste. Quindi quello fuori posto dovrebbe dare l'idea della non armonia e dello scombussolamento. Prego. A sinistra invece c'è questa installazione che ho cercato di creare, questa spirale con questa che ho spiegato anche nel video. Puoi girare, grazie. Questi invece sono sempre i numeri di Fibonacci, sono due quadri fatti su plexiglass che degenerano in pratica. C'è sempre un punto fisso che è il punto centrale e intorno ci sono i numeri che vengono ripetuti quasi all'infinito in modo degenerante. Quello più chiaro adesso è esposto alla Fondazione Donald delle Rose insieme a un'installazione, l'ho lasciato lì durante la Biennale di Venezia nel padiglione San Marino, è ancora lì. Prego. Questi sono i rotoli che ho fatto da mettere sulle facciate. Quello con i personaggi, c'è la professoressa, la preside dell'Istituto Fibonacci, e sono stati messi all'interno delle scuole.
e a destra c'è un particolare di questo, di questa, di questo rotolo. Vabbè, questi sono gli articoli sui giornali. Volevo dire una cosa prima di concludere, che ho fatto una piccola performance, installazione, dove intitolata Ambedue sono, nel senso che io ero nella realtà fisicamente presente con voi, anche se magari ero in semi-trans, e poi c'ero io dentro nel video. Quindi c'era questo rapporto di tra due Giorgi, uno reale e l'altro anche quello reale, però reale trasportato a 3 mesi fa. Quindi è un passaggio di tempo e di spazio. Grazie. Un'altra cosa che volevo dire, se volete, l'ho scritto qua, se volete vi do un certificato di partecipazione alla mia installazione. Ve la firmo e ve la do gratis, nel senso... Ragazzi, secondo me abbiamo la fortuna di avere qui un artista, quindi io farei delle domande, se siete d'accordo. Ecco, ne abbiamo già una. Greta. Grazie mille, è stato molto interessante. E l'hai veramente... sei proprio tu, ecco, anche le tue spiegazioni delle tue opere sono splendide come te. Una domanda, ti seguo su Instagram e vedo sempre questo Standing for Peace. Posso intuire che cosa sia, però vorrei capire, perché comunque tu lo porti in varie situazioni della tua vita. Puoi spiegarci un po'? Sì, è una provocazione, perché finché non ci sarà la pace nel mondo, 50 guerre in corso, io mi metterò così, Standing for Peace. Sarà infinita, penso. Prego, grazie. Domanda molto semplice. Sono stato molto colpito da quanto hai detto sulla degenerazione dei numeri, perché se tu studi i trattati di matematica armonica da Nicomaco di Gerasa, passando da Boezio, ti spiegano che i numeri appartengono a dei generi di ineguaglianza, e questi generi di ineguaglianza degenerano nella dissonanza. Mi puoi dire, ti puoi mandare davanti, puoi spiegarmi cosa c'è dietro questa idea dei numeri che degenerano? Mi interessa. C'è la mia confusione mentale. È una spiegazione, è una... quello che volevo sentire. Ma anche... diciamo che l'artista lavora molto per intuito, quindi la logica è solamente una piccola parte, magari la logica è l'inizio, il progetto, eccetera. Però poi, quando uno opera, l'intuito prende il sopravvento. E quindi c'è anche una degenerazione intellettiva e mentale. Giorgio, io... Mi sembra che ho letto da qualche parte che anche i piramidi sono stati costruiti su questa sezione aria. È vero o no? Non lo so. Non sono un egittologo, però da studi fatti sembra che abbiano usato anche altri sistemi. Magari poi, facendo dei conti, uno può trovare anche il discorso della regola aurea, dei rapporti della regola aurea. Adesso non so come spiegarmi, però in tutte le cose le persone possono trovare delle cose. Quindi, in base agli studi che noi facciamo, certe volte siamo convinti che quello che abbiamo studiato è quello giusto. Bisogna avere molti dubbi nella vita. Certe volte i dubbi fanno male, perché ti possono portare fuori strada, oppure possono anche crearti dei problemi. Quindi bisogna vivere nel dubbio. Ecco, grazie. Sì, volevo fare una domanda anche io, non so se mi sente. Da quello che ho avvertito, diciamo, ho sentito che
questo non ti scordare di me, l'ho avvertito come se fosse una sensazione molto personale, quasi come se l'uomo si trovasse di fronte a questo compasso, questa spiritualità, questo divino, no? Questo altro superiore. E allora mi chiedevo, non l'opinione, l'idea, ma qual è, secondo l'artista, la percezione del numero zero nella serie di Fibonacci, che forse è l'unico che dà inizio a tutto quanto ed è l'unico che non si ripete. Lo zero è la perfezione. Come tutti gli altri numeri. In alcune delle opere ho visto che ci sono degli spazi tra i numeri, come qui ci sono i Neo Sophis. Lo spazio ha un senso tra un numero e l'altro in questi casi? Grazie. Ragazzi, mi fate tutte domande difficili, non so rispondere. Beh, lo spazio è reale, cioè esiste lo spazio, quindi anche lo spazio vuoto, nulla c'è, quindi ha un suo significato. Che poi io lo abbia lasciato più o meno, devo cominciare a studiare in pratica. Lo spazio è colmato dal fiore. In questo caso sì. Questo è l'albero della vita in pratica, no? Fatto dei numeri. I numeri sono dei rami, sono... Sì, una domanda mi viene spontanea, guarda. Ti è venuta la tentazione di portare questi numeri a lettere, seguendo la gematria, seguendo un sistema molto molto particolare. Se ti è venuta questa tentazione? No, non mi è venuta. L'avrebbe fatto. Sono limitato ancora ai numeri. Arriverà. Sono ancora analfabeta, nel senso che... Sì, grazie del suggerimento. Grazie. Bene ragazzi, grazie mille veramente Giorgio, un applauso perché... Il bello di questo seminario è anche la spontaneità e la capacità di creare dei momenti artistici in questo caso, perché quando avevo qui Giorgio qua di fianco, faceva anche un po' paura perché è grande, grosso e tutto, ma ha creato effettivamente una situazione, un happening, un momento artistico, quindi mi firmi la giacca magari prima di andarsene. Era un'immagine surreale. Era un'immagine surreale, eri surreale Giorgio.